personale ad hoc, dunque utilizzando, allargando anche le maglie dell'occupazione di questi che seguono specificatamente, insomma, che è anche un po' un deterrente, adesso bisogna poi vedere, sì, come è un deterrente ma anche una possibilità di tenere sotto controllo quotidianamente quello che succede all'interno di Siena di per quanto riguarda le imprese di un grande movimento. Un attimo, resti lì Zambelli, che c'è Tiziano Mariani, imprenditore, che vuol parlare. Zambelli, io le suggerisco anche un'altra cosa bellissima, la cosa con la prefettura, stupenda. Ma volete informare il socio di maggioranza, il controllore di Fiera Milano S.p.A.? Perché il controllore di Fiera S.p.A., che è la Fondazione Fiera di Milano, socio al 70% è formato dalla Regione, dal Comune di Milano, dalla Provincia di Milano, per cui può anche portare a conoscenza, però, del socio che controlli meglio, perché diventa il controllore di Fiera S.p.A., perché è il maggiore azionista. Ecco, allora lei tocca l'argomento che noi abbiamo già affrontato. Presente, cioè l'istanza è stata presentata assieme all'amministratore delegato di Fiera Milano. L'osservatorio che noi chiediamo di riattivare in prefettura deve avere al suo interno gli organismi istituzionali, ufficio del lavoro, un po' sul modello dell'osservatorio Stogemi. E dentro ci devono essere anche i rappresentanti dell'azionariato, chiamiamolo così. Cioè questo è il nostro tipo di richiesta. Bene, bene, ottimo. Dunque, la prefettura ha dichiarato la sua disponibilità a istruire un po' tutta la pratica in questa direzione, si è manifestata interessata a realizzare l'obiettivo. Ci siamo presi tempo, una quindicina di giorni, loro prenderanno visione anche degli accordi che abbiamo già sia in Sogemi. Anche perché il Consiglio d'amministrazione di Fiera Milano S.p.A. è espressione quasi in toto della Fondazione Fiera di Milano, quindi ci sono i rappresentanti della Camera di Commercio, della Regione. C'è comunque rappresentato. Per cui, sì, però non possiamo, cioè non è che ogni mettere dentro, cioè lì c'è il vertice di Fiera che dovrebbe rappresentare l'azionista. È chiaro che una pressione di che le cose funzionino meglio, perché poi c'è anche un problema di responsabilizzare anche le associazioni datoriali su questo, perché non è possibile che ogni volta che si fa un'ispezione o via dicendo succeda che prendano sempre un numero abbastanza ampio di lavoratori irregolari e via. Cioè, poi controllare ad esempio Sogemi, controllare unità più circoscritte, magari fai anche più in fretta, ma lì si tratta di 300.000 lavoratori che vengono impiegati, certo, in fiera. Certo, sono dei numeri. 5 milioni di visitatori. Cioè ma fisicamente proprio il flusso che dice lei, no, che rende difficile l'ispezione, chiarissimo, certo. Esatto, cioè allora se noi costruissimo, oltre che avere l'osservatorio che è importante, perché le parti, come diceva anche Mariani prima, sono quelle che poi interessate analizzano i problemi e di volta in volta trovano le soluzioni, c'è anche proprio il presidio permanente. Vorrebbe dire, cioè cosa costa mettere lì 4 persone in più rispetto al giro di affari che c'è in fiera? Capisco che dire un'impresa tira fuori 2 lire in più per la regolarità magari può essere un problema, però io sono del parere che questa operazione in una realtà anche economica di quel tipo sia possibile, no? Grazie. Deve essere possibile. Deve essere possibile, ha incontrato sicuramente. Grazie. Grande attenzione anche qui in studio, grande iniziativa, seguiremo anche gli sviluppi perché non è un percorso facile. Grazie. Noi al prossimo appuntamento ce l'avremo tra una ventina di giorni ancora in prefettura, dove concretizzeremo, vista la disponibilità della siccome prefettura. Ci piace tanto, soprattutto qui in studio e nella nostra redazione, la parola concretizzare, noi la risentiremo e speriamo che sia così. Grazie. Grazie anche noi lavoreremo perché sia così. Buon lavoro Zambelli. Grazie a voi, grazie. Prego. Io su Expo qualcosa di collegato, perché in realtà forse gli ascoltatori non sanno che Expo, che è una manifestazione che si terrà a Roma, che durerà 6 mesi, su un tema interessantissimo, l'abbiamo già parlato altre volte, la sicurezza alimentare, è stato, diciamo, l'alibi per costruire un pacchetto di infrastrutture in Lombardia che con Expo non c'entrano nulla. Parlo di una in particolare che è il progetto più a rischio in questo momento, che è la strada piedemontana, superstrada piedemontana, progetto di 50 anni fa, quindi che con Expo ovviamente c'entra poco. Cioè praticamente per evitare che i camion che entravano dalla Svizzera, da come Varese, devono arrivare fino a Milano per poi rivedere, non c'è un passaggio. Ecco, certo. Allora, quest'opera di una settimana sappiamo che i privati che dovevano mettere una buona parte di capitale non ci sono, non c'è nemmeno l'ombra, che i soldi pubblici stanno finendo,
la prima tratta, che è quella che è partita, hanno dato la colpa alle banche, hanno dato le colpe a chi sia. Il discorso è che il rischio è che quest'opera, invece di avere quel senso compiuto, finisca in mezzo alla Brianza, scaricando sulla viabilità regolare, quella normale, che è già intassata di suo, non venga terminata. Non venga terminata, che rimanga a metà. In più, pare non ci siano più soldi per le compensazioni ambientali, perché ha un grande impatto. Che erano le cose che hanno portato all'accettare molti comuni progetto di fattibilità. E anche allo Stato, al CIPE, al Consiglio di Stato, ad approvarla. Allora, verificatisi queste cose, e per parlare di cose concrete, io ieri mattina, con la mia PEC, quella obbligatoria che abbiamo come giornalisti, che ci ha aperto l'ordine, perché siamo obbligati tutti ad avercela, ho mandato una bella PEC ai 22 sindaci della Brianza toccati, dei territori toccati del Piemontana, perché basta uno che impugni davanti al Consiglio di Stato l'opera in quanto modificata rispetto all'approvazione, perché si fermi e si vada a vedere dove si va a parare, perché i danni potrebbero essere veramente notevoli se va a finire come pare che vada a finire, cioè a metà finita in mezzo al nulla, in mezzo alla Brianza, oppure scaricata di tutta. Per cui lei dice ferma per ferma, a questo punto interveniamo e diamo l'allarme. Che si riaprano cantieri dove magari poi non succederà nulla, ci sono dei terreni agricoli da espropriare. Tu dici finti non facciamo lavori. Diventare la Reggio Calabria. Esatto. Chiaro, esatto. Finti lavori, appalti che vanno avanti nel nulla. In un territorio che di traffico ne ha già tanti problemi, la 36 è un problema grosso, piuttosto che la tangenziale est, perché finisce di qua o finisce di là. Certo. Sentiamo Grazia. Buonasera, Grazia. Laura, buonasera. Se permette, vorrei controbattere su alcune affermazioni fatte dal signor Mariani. Prego, Grazia. Sostiene che Renzi sta distruggendo tutto ciò che i nostri padri e i nostri nonni hanno costruito. Dimentica un piccolo particolare. Renzi è arrivato da pochi giorni. Poi sostiene, e quindi l'ultimo arrivato ha sempre tutte le colpe addosso, sostiene che senza industria non avremo futuro. Ma scusi Mariani, chi ha governato fino ad oggi e chi ha ridotto il paese in questo modo? Ultima cosa, dice, ci vuole più trasparenza, bisogna parlare chiaro agli italiani e dire bisogna stringere la cinghia. A mio avviso questo è stato il motivo per cui è arrivato il governo Monti. Ma se loro signori che hanno pensioni e vitalizi d'oro si mettono di traverso e non vogliono mollare neanche un ghello, ci attacchiamo al tram, le riduzioni sono state proprio risibili. Io stamattina sono stata al dispensario farmaceutico del San Fedele, c'era una coda inimmaginabile perché c'è tanta gente che ha bisogno di medicine. Quindi Renzi non può far miracoli, Mariani, se lo fichi bene in testa. Grazie dell'intervento, buona serata. Allora, a parte che parliamo chiari, non illudiamo. Sono qua entrambi, avevamo detto la stessa cosa. Sul tirare la cinghia anche a me viene in mente Monti, ma sul dire delle robe che però poi non sono viene in mente anche l'illusione. E speriamo, almeno io personalmente, grazie, dico speriamo non sia, perché ci auguriamo che una svolta arrivi e si possa ripartire. Prego Mariani e poi facciamo una pubblicità. La signora dice delle cose... dal suo punto di vista, ci mancherebbe altro, giuste, perché dice quelli che ci hanno portato fino adesso ci hanno portato fuori dalla guerra, ci hanno fatti, successivamente hanno creato un paese industrializzato, hanno creato quegli ospedali indipendentemente che sono in alcune regioni. Poi non voglio entrare nello spreco, chi spreca di più, chi spreca di meno, perché sennò qui ci vorrebbe due trasmissioni per poter dire il modello, qual è il migliore e qual è il peggiore. Però diciamo che la sanità, tutto sommato, ci porta dei livelli, alcuni ospedali eccellenti. Il traffico ferroviario è stato le autostrade. Poi possiamo criticare anche come dicevo prima, la Pedemontana, 20 anni, che 40 anni che ne parliamo, poi dopo arriviamo sempre all'ultimo momento che la trasformiamo, come ha detto lui, in Reggio Calabria, cioè, che non finisce mai. Allora, il Renzi è arrivato ieri. Il Renzi deve avere più rispetto, quello che io voglio dire, deve avere più rispetto delle istituzioni, perché non basta essere, tra virgolette, uno che arriva in maniche di camicia o si toglie la giacca. Cioè, ci sono delle funzioni di questo Stato